Gilda TV, eccoci con le nuove news dal mondo della scuola. Anche questa settimana al centro del dibattito, immancabilmente, la riforma della scuola varata dal governo Renzi. Parte la fase C del piano assunzioni 2015-2016. Il MIUR ha stabilito che il 10 novembre alle ore 16 sulla pagina personale del portale Istanze Online e contemporaneamente anche sull'indirizzo mail fornito ci sarà la proposta per la nomina in ruolo su potenziamento. Ogni docente avrà 10 giorni per decidere se accettare o meno. Il termine ultimo per questa operazione sarà le ore 15.59 del 20 novembre. Il rifiuto comporterà la cancellazione da ogni graduatoria in cui si è presente. Per chi ha già l'incarico fino al 30 giugno, il comma 99 della legge 107 stabilisce che si rinvia la presa di servizio fino al termine della supplenza. Con la chiusura del piano straordinario assunzioni si avvicina l'avventura del concorsone per il reclutamento di nuovi docenti nella scuola italiana. Sarà riservato ai soli docenti abilitati. Secondo quanto affermato dal sottosegretario Davide Faraone, i posti messi a bando saranno oltre 63.000. A questi si dovranno aggiungere i 30.000 precari inseriti in GAE. I posti saranno così distribuiti: 6.800 per la scuola dell'infanzia, 15.900 primaria, 13.800 secondarie di primo grado, 16.300 secondarie di secondo grado. Sulle prove, indiscrezioni informano che la prova preselettiva sarà solo per la scuola dell'infanzia e primaria. La prova scritta sarà informatizzata e orientata alla presentazione di una lezione, mentre quella orale riguarderà la sua simulazione. Intanto, il 2 novembre è stata emanata una nota ministeriale per i direttori generali degli USR, ai quali si chiede di procedere rapidamente alla nomina del componente esterno del comitato di valutazione. Ciò per dare attuazione alla norma, la legge 107, che prevedeva che tale organismo si dovesse costituire ad inizio di anno scolastico. In un comunicato, il Movimento 5 Stelle interviene sull'assenza di fondi destinati al diritto allo studio nella legge di stabilità 2016 e afferma che di per sé è un fatto grave che diventa inaccettabile alla luce dei dati che in Italia dal 2011 al 2015 hanno visto le immatricolazioni ridursi quasi del 7%, con il meridione a fare da traino con un allarmante meno 14%. Anche il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, interviene sul caos che le scuole stanno vivendo in questo momento storico. La legge 107, afferma Di Meglio, ha provocato tanti danni nonostante la parte peggiore sia ancora in stand-by per quest'anno e quell'entrata in vigore mostra già i suoi effetti nefasti. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione per definire a quale giudice spetti la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001-2002 ai fini dell'inserimento nelle GAE. La richiesta del Ministero, commenta la Gilda Insegnanti, è tardiva perché arriva dopo mesi di silenzio durante i quali i vari tribunali in tutta Italia si sono già espressi. E adesso il rischio è che si conferma l'ingiusta e grande disparità di situazioni e decisioni rispetto ad un identico problema. Anche il Tribunale di Lodi, sezione lavoro, con la sentenza del 3 novembre 2015, numero 252, ha confermato che il DS non può irrogare giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio al personale docente. Il ricorso era stato avviato dalla Gilda di Lodi per una iscritta al sindacato che si era vista sospesa su segnalazione della direzione regionale ad intervenire appropriatamente a sanzionare la docente. La dirigente scolastica del liceo scientifico Fermi di Cosenza aveva organizzato corsi di recupero per gli studenti svolti dagli stessi docenti della scuola e pagati dalle famiglie. Il Ministero apre un'indagine ispettiva e sospende la DS per 15 giorni. Ma l'ADS continua a creare un clima di disagio nel personale della scuola, fino all'uso di sistemi di videosorveglianza che, secondo il garante della privacy, non potrebbero essere installati nelle scuole. Adesso il caso è arrivato in Parlamento con una interrogazione parlamentare da parte dell'onorevole Fassina. Rino Di Meglio, in qualità di coordinatore nazionale della Confederazione Gilda UNAMS, è intervenuto al Congresso nazionale del sindacato NURSIND, confederato a Gilda UNAMS, che si è tenuto a Lecce nei giorni 5, 6 e 7 novembre. Web spettatori, per questa settimana è tutto. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti di Gilda TV. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.